da Pala Pozzoni di Cisano Bergamasco, dove è appena terminata la prima giornata di Serie 3 Credembanca con la vittoria della TPS Cisano al tiebreak. Siamo qui con il tecnico della TPS, Matteo Battocchio. Matteo, due punti guadagnati o uno perso? Beh, prima cosa, intanto ci devo fare complimenti ai ragazzi, perché in una situazione del genere è molto più facile perdere 3-2 che rimetterla sui binari giusti. Quindi sono stati bravi, molto molto bravi, anche per come hanno approcciato la gara, perché è vero che parliamo poi di una rimonta, ma è altrettanto vero che la rimonta c'è stata perché siamo andati sul 2-0, quindi è chiaro che quando sei sul 2-0 ti viene l'acquolina in bocca. Altrettanto vero è che se ce l'avessero detto prima, probabilmente avremmo detto firmiamo per il 3-2, quindi sai. Per me ci avessero detto alle 4 e mezza, anzi alle 6 meno un minuto, punto, due punti presi. Ci avessero detto dopo il secondo set un po' meno, però è giusto così, è stato risultato corretto. Matteo, cosa non ha funzionato secondo te dal terzo set e nel quarto dove è uscita fuori Fano? Intanto appunto sono usciti fuori loro, una squadra con molte qualità, un giocatore molto bravo e soprattutto sono riusciti a ricevere meglio. La nostra battuta è stata un po' meno incisiva, anche perché loro hanno fatto dei buoni adattamenti in ricezione, quindi molto bravi loro, molto bravo il loro allenatore, e sono riusciti a giocare una pallavolo diversa che ci ha messo in grossissima difficoltà, quindi siamo andati grossi in difficoltà per quello. Peccato che nel terzo comunque abbiamo avuto delle opportunità, abbiamo avuto delle possibilità per chiuderla, perché da metà set abbiamo cambiato marcia. Quando abbiamo avuto l'opportunità non l'abbiamo sfruttata e la pallavolo è così, se non la sfrutti tu la sfruttano gli altri. Ultima domanda, Matteo, cosa hai detto ai tuoi ragazzi fra il quarto e il quinto set, che poi sono rientrati in campo con la giusta grinta e la giusta determinazione? In certi momenti, secondo me, con questa squadra non devo dire niente, perché sono delle persone di un certo tipo, sono dei giocatori di un certo tipo e erano loro i primi a voler fare qualcosa di diverso. Li ho visti belli determinati, quindi insomma credo che più che aver detto io qualcosa a loro per cambiare, certo non magari fatto qualche aggiustamento, ma credo che siano stati loro che avevano proprio voglia di andarsi a prendere questa vittoria per godersela e godersi il lunedì di riposo con una bella, partendo con un bel successo.